si sia sviluppata fin dalla preistoria, insieme al linguaggio. Per mandare richiami a distanza, gli uomini primitivi amplificavano la loro voce, servendosi di grandi conchiglie o di tubi fatti di corteccia. Nacquero così i primi rudimentali corvi. Col passare del tempo, i nostri antenati scoprirono che grazie al corno, oltre ad amplificare la voce, potevano produrre altri suoni. Thank you.
secoli fa gli antichi greci. Essi usavano la musica per rafforzare la volontà e perfino per spingere gli uomini ad azioni eroiche. Pensate che Orfeo riuscì a domare i demoni dell'oltretomba solo con la sua musica. Chi non conosce poi la leggenda di quel pastore della Frigia che, suonando il suo corno, trovò il coraggio di sfidare a duello musicale niente poco di meno che il dio Apollo. Mentre marciavano verso il nemico, i legionari romani battevano ritmicamente il gladio contro lo scudo, andando tutti a tempo, e sì che erano migliaia. Lo squillo del corno lanciava l'attacco. Thank you.
Medioevo, i bizantini introdussero il corno d'avorio, ereditato dalla cultura africana e detto olifante, perché fatto con zanna d'elefante, spesso riccamente intagliato e ornato con metalli preziosi. Serviva anche per solenni libagioni o come reliquiario. Durante l'Alto Medioevo esisteva nella lingua tedesca il vocabolo Herrhorn, che indicava un corno in metallo di notevole dimensione munito di fori per le dita, da distinguere dallo Hipthorn, che era un corno più piccolo e da caccia. In seguito compare il Gemshorn, corno di camoscio, ma il nome, con tutta probabilità, non si riferisce al materiale usato, non sappiamo di cosa fosse fatto, ma alla forma molto ricurva. La singolarità di questo strumento consisteva nell'essere chiuso dalla parte più larga e nell'essere dotato di una fessura sulla parete con quattro fori per le dita, per l'uscita dell'aria. Veniva sospeso con una complessa legatura ad una cinghia, al fine di poterlo portare a tracolla. I corni appaiono spesso nelle iconografie medievali, raffiguranti scene di caccia. Senza accompagnamento strumentale. Nel IX secolo, o forse addirittura prima, i cornisti cominciarono a suonare questi canti e a sovrapporre ad essi melodie parallele a intervalli di ottava, quinta e quarta. Questo procedimento venne chiamato organum, forse perché l'organo usava allora gli stessi parallelismi dei corni. I più abili, poi, sopra la melodia chiamata cantus, suonavano una parte libera e talvolta improvvisata, il discantus. Thank you.
cosa. In quel tempo la Chiesa era molto potente. Pensate che non permetteva alle donne di cantare e considerava tutti gli strumenti, con la sola eccezione dell'organo, pagani. Nacque così la figura del cornista giullare, il quale, esibendosi fuori dalle chiese, della musica e degli scherzi faceva professione. Illustri spettatori! Thank you.
all'Inghilterra, dalla Francia alla Russia, dal Belgio alla Svezia, si andò affermando una nuova figura professionale, quella del cornista di corte. A lui spettava il compito di celebrare con la sua musica la grandezza del proprio mecenate.